Mister, buona la prima, potremmo dire. Si inizia questo torneo contro il Real Madrid, si vince i rigori, ma partiamo dalla prestazione. Cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto? Ovviamente il lavoro c'è, tanto, questo l'hai detto alla vigilia, conta il risultato fino a un certo punto, ma conta anche quello che si è visto in campo. Cosa hai visto in campo? Anche se il calcio in questo periodo vale per noi, ma vale anche per gli altri, va preso così col beneficio dell'inventario. Oggi mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, abbiamo concesso pochissimo a... al Real Madrid, è venuto questo tiro da 30 metri, poi una punizione, poi il colpo di testa sporco della traversa e poi non mi sembra che la squadra abbia così subito il gioco di questa grande squadra, mentre noi abbiamo fatto anche delle belle azioni, anche già nel primo tempo e soprattutto nel secondo, mi è piaciuta il piglio della squadra, la mentalità che ha cercato di andare a attaccare, di vincere anche sull'1-1, siamo andati a prenderli alti, si è fatto noi la partita, insomma tante cose positive da ragazzi che, come Hobby per esempio, che è sempre stato male negli anni passati, ora sta bene, è un giocatore in questo momento ritrovato, un ragazzo giovane, quindi stiamo facendo tante cose bene. Botta ha fatto una grande partita, era tanto che non lo vedevo così determinato con la corsa e tutto, ma poi l'esperimento di Johnny Mezzala sta andando bene. Tante note positive, D'Ambrosio è cresciuto, insomma ho visto tutta la squadra, vabbè Vidic ha fatto una grande gara ma si vede che dà sicurezza al reparto, gli altri, Jesus, Ranocchia, insomma tutti bene, sono contento davvero. Abbiamo visto anche che i rigori li sappiamo tirare e che c'è un portiere che li sa parare, l'avevamo già visto l'anno scorso nella finalina che era stato determinante nei rigori e anche quest'oggi Carrizo ha ipnotizzato gli avversari. Sì, ma ripeto, l'ho detto prima, ieri, o non mi ricordo quando me l'hai chiesto, in questo periodo io guardo come si comporta la squadra, potevamo anche perdere, se magari gli episodi ci avessero dato anche ancora meno ragione, anche se si guarda in quel senso, peccato che non si è vinto perché il secondo tempo abbiamo fatto tante cose buone, abbiamo sfiorato più volte il 2-1, però dico il risultato in questo momento va lasciato un po' stare, l'importante è che la squadra cresca come sta crescendo, anche contro una squadra così blasonata, è andata in campo come piace a me, ha cercato di fare la partita e di mettere in difficoltà la squadra che va di fronte, questo voglio inculcare loro dalle prime gare e soprattutto nel secondo tempo l'abbiamo fatto molto bene. Tu prima hai parlato bene di Vidic, io in cronaca ho detto quando uno è un campione a 3, a 4, a 1, a 5, a 8, uno si mette subito a disposizione. Oggi mi sembrava giocasse a 3 a guidare la difesa da anni. Guardate, uno che ha giocato sempre a 4, giocare a 3 gioca meglio, è più facile per lui, quindi chi sa di calcio sa benissimo che con tre centrali sei più protetto e se sei bravo hai ancora più vantaggi per dimostrarlo, quindi questo non è un problema. Poi quando sarà il momento che giocheremo a 4 lui sarà già abituato perché è una vita che ci gioca, ma di sicuro a 3 può solo fare bene e addirittura meglio. Adesso mister c'è il Manchester, è la prossima partita, Manchester che ha vinto contro la Roma, ovviamente l'appetito viene mangiando, cioè quando si è in una competizione dove bisogna andare avanti i numeri dicono che è la gara che vale il primato, te lo sì, dico sorridendo ovviamente. Io ho già detto ai ragazzi, bisogna fare entrare in campo come abbiamo fatto oggi, abbiamo visto anche ad esempio dal Real Madrid oggi come entravano duro, chi vuol vincere non basta solo giocare di fioretto, giocare bene, bisogna avere anche quella voglia in più di fare qualcosa di positivo, no? E a volte i risultati si ottengono anche con un po' più di cattiveria, un po' più di decisione, quella che abbiamo messo da un certo punto in poi della partita, a parte i primi 10 minuti che avevamo un po' di soggezione, poi ci siamo messi al pari del Real Madrid e dobbiamo farlo ancora di più contro il Manchester, poi vedremo come andrà a finire, ma quello è importante vedere ancora.